Buon pomeriggio, ben trovati a tutti e grazie per essere qui. Io sono Marco Franceschini, sono il coordinatore del percorso TAG, Trentino Alta Formazione Grafica, ed oggi sono qui con alcuni colleghi che poi dopo di me, diciamo, interverranno per presentarvi appunto il nostro progetto. Un progetto ambizioso, un progetto ricco, che ha lo scopo così di farvi conoscere un po' i nostri obiettivi e permettere a chi è in ascolto di così eventualmente prendere in considerazione l'iscrizione all'alta formazione. Noi ci occupiamo di grafica multicanale, ci occupiamo di interfacce e tecnologie della comunicazione. Quindi questo è un po' il cuore della formazione del TAG, che via via adesso in questa oretta che cerchiamo di ottimizzare, andremo a raccontarvi un po' nello specifico. Ecco, a chi partecipa chiaramente c'è l'invito di fare anche delle domande. Usiamo chiaramente gli strumenti online, quindi se voi via via durante il pomeriggio le scrivete, poi alla fine avremo il tempo per rispondere a ciascuno di voi. O eventualmente anche in un secondo momento potete contattarci per degli approfondimenti dedicati. Noi oggi più o meno dedicheremo un'oretta a questa attività. Io magari partirei raccontandovi brevemente in che contesto si è collocato il TAG? È nel contesto dell'alta formazione professionale. E questo è importante averlo chiaro perché non siamo semplicemente un corso, ma siamo un sistema formativo nella provincia di Trento con 14 indirizzi di specializzazione in settori strategici e uno di questi appunto è il settore della comunicazione. E siamo noi, siamo il TAG. Però è bello capire che è un sistema molto ampio che dal 2005 ad oggi ha preso piede in maniera molto forte. Oggi è un sistema molto riconosciuto, un sistema anche ricercato da studenti e da imprese, visto che, come cogliete dal titolo, alta formazione professionale, il nostro orientamento è strettamente legato al mondo del lavoro. Orientiamo veramente la formazione all'azienda, all'impresa. È un percorso biennale, quindi se vogliamo è un percorso breve, perché siamo nella formazione terziaria non accademica, e quindi in parallelo c'è il mondo universitario, che invece è impostato sul triennio più tendenzialmente un biennio master. E biennale breve proprio perché per una scelta politica, per una scelta anche tecnica, fare in modo che dei giovani in poco tempo riescano a specializzarsi in ambiti tecnici per collocarsi poi nelle aziende con delle competenze altamente specifiche e che possono quindi prendere in mano dei ruoli anche di responsabilità, di coordinamento e di gestione. Il titolo, anche qua, è un aspetto importante perché chi fa questo percorso deve sapere che poi porta a casa un titolo che ha anche un valore, al di là delle competenze, anche un valore riconosciuto a livello europeo ed è a livello EQF5, il livello quinto. Quindi, è un livello chiaramente dopo il diploma di 5 anni è leggermente inferiore alla laurea triennale di primo livello. Però è fondamentale che questo titolo sia innanzitutto nazionale, ma poi anche un titolo europeo. Quindi, qualora qualcuno dovesse poi andare all'estero, chiaramente è un titolo valido. A livello nazionale non si chiama alta formazione, ma si chiama Istruzione Tecnica Superiore, ITS. A livello nazionale, visto che Trento è una provincia autonoma, in una provincia autonoma, a livello nazionale il corso si è poi sviluppato dal 2009 in poi con la riforma Gelmini. Ecco, sempre rimanendo legati all'alta formazione, quindi a questo sistema, sul territorio sono altri 13 percorsi e tendenzialmente si va a coprire tutti quei settori, quelle nicchie che richiedono tecnici di alto profilo. Nel nostro caso, ogni anno viene fatto un monitoraggio aziendale e viene verificato che ci sia necessità. Chiaramente sarebbe assurdo proporre un percorso molto impegnativo come il nostro, sapendo che magari il mercato fuori è chiuso. Il messaggio per dirvi che oggi c'è ancora spazio, cioè, si parla molto di crisi della comunicazione, non è vero, c'è spazio, chiaramente c'è spazio per persone preparate, persone brave, che spingono anche in modelli di comunicazione diversi da quelli tradizionali. Poi cercheremo un pochino di spiegarveli. Ecco qua, nello specifico ora entriamo al corso TAG, quindi Trentino Alta Formazione Grafica. Il titolo in uscita è Tecnico Superiore Grafico per la comunicazione multicanale, quindi un tecnico che sia orientato alla multicanalità, a tutti i settori della comunicazione, dalla carta stampata alle chiaramente le tecnologie online. E ci teniamo però a ribadire che il punto di partenza è sempre la carta stampata, per quanto oggi abbia avuto un calo, abbia avuto una
una flessione a favore del web, dei social, dei nuovi media e così via, e noi rimaniamo molto ancorati alla carta stampata. Perché? Perché ai clienti dobbiamo fornire un servizio completo che va dal biglietto da visita, passa per le brochure, le locandine, i libri, le riviste, i giornali e tutto quello che è carta, comprese anche tutta la parte legata alla comunicazione delle segnalettiche, piuttosto che delle vetrofanie, piuttosto che delle decorazioni di automobili e così via, per arrivare poi a quello che in realtà è vero, la grande innovazione degli ultimi anni, alla comunicazione multimediale. Però ci teniamo che il profilo includa tutte queste professionalità. Chiaramente nel nostro percorso non riusciamo poi ad approfondire tutto in maniera molto profonda, quindi la formazione di base è multicanale, ma poi con ciascun studente si fa un lavoro di personalizzazione in massimo due degli ambiti che ho citato brevemente prima. Poi il collega un attimino approfondisce questo tema, però questo è fondamentale come concetto. Una formazione di base molto ampia, c'è bisogno oggi di avere conoscenze molto larghe, e poi una specializzazione secca in due, in uno massimo due ambiti. E quindi voi pensate che i nostri allievi entrano, fanno un percorso tutti abbastanza simile, ma poi in un momento riescono a personalizzare e proporsi sul mercato in una forma chiaramente personalizzata e anche specializzata. Questo ci dà poi un riscontro molto bello, perché i nostri allievi tendenzialmente trovano lavoro, essendo molto diversi, e vanno a coprire anche quelle posizioni richieste al mercato. Tutto ciò succede perché, cioè questa personalizzazione succede perché i nostri allievi sono seguiti, non sono quindi per noi solo dei numeri, ma sono soprattutto delle persone. E c'è un tutor dell'apprendimento che si prende a cuore il percorso professionale e guida il ragazzo, lo studente e la studentessa verso questa specializzazione di cui vi parlavo. Abbiamo al massimo 24 posti disponibili e c'è una procedura di selezione d'ingresso. E alla fine vediamo anche uno spunto legato alla selezione. Chiaramente il numero chiuso per noi è importante, perché ci permette di fare qualità. Questo è fondamentale, altrimenti rischieremo di diventare un corso che poi lavora sui grandi numeri e non si prende a cuore il singolo, e quindi cadrebbe sicuramente più in basso la qualità. Ecco, abbiamo due ambiti molto importanti a livello formativo. C'è un ambito di formazione in aula, quindi attraverso laboratori, lezioni frontali, attività, che si alterna a dei momenti in azienda. Quindi l'alternanza è punto centrale di questo percorso. L'alternanza è veramente un valore, perché permette allo studente di arrivare concretamente nelle aziende e svolgere dei progetti. Ecco, non pensiamo all'alternanza come una presenza in azienda per delle attività di ripiego, ma in azienda con attività da protagonista, sviluppando progetti guidati, progetti valutati. E quindi è una formazione vera, una formazione seria. Altra caratteristica, che lavoriamo sulle competenze cognitive relazionali. Ok, quindi sì, un corso tecnico, ma per certi aspetti diamo più importanza a queste competenze, quelle relazionali e cognitive. Perché? Perché oggi il mercato del lavoro chiede persone che siano capaci di gestire le relazioni, i gruppi di lavoro, di essere in grado di lavorare in team, di risolvere problemi. Quindi oggi l'azienda ha bisogno prima di questo, in secondo luogo chiaramente dei tecnici competenti. Viceversa, e sarebbe un pochino svantaggiosa la situazione, bravi tecnici se ne trovano, poi se non sanno gestire un problema, una relazione con un cliente, chiaramente diventano inefficaci. Quindi in un corso tecnico diamo tanta importanza a questi aspetti. Ecco, abbiamo poi una bella novità, la possibilità da un paio d'anni di riuscire ad avere un doppio titolo, in quanto abbiamo fatto un partenariato con l'Università di Trento. In particolare permettiamo ai nostri allievi di avere dei crediti per poter poi ottenere una laurea triennale in interfaccia e tecnologia della comunicazione. Quindi un percorso non accademico, un percorso accademico, si sono uniti, il primo caso in Italia, e reciprocamente c'è un riconoscimento dei crediti. Questo l'abbiamo fatto perché è un completamento per entrambi i profili. Nel nostro caso il TAG porta gli studenti una laurea e anche dei corsi di carattere più teorico-culturale, quelli appunto che si svolgono poi a Rovereto alla facoltà di interfacce. Viceversa, gli studenti di interfacce entrano in un corso molto tecnico, acquisendo quelle competenze pratiche e tecniche richieste al mercato del lavoro. Ecco, alcuni numeri che possono aiutarci a capire un po' come stiamo lavorando. Chiaramente noi siamo un corso giovane, abbiamo finora diplomato 144 studenti. E abbiamo adesso chiaramente ogni anno due corsi attivi, il primo e il secondo anno. I primi anni invece partivamo ogni biennio, anche per capire un pochino come il mercato rispondeva al nostro progetto.
La cosa bella è che abbiamo il 94% degli studenti occupati nel settore, che è un parametro molto molto alto, specialmente se lo consideriamo al giorno d'oggi, e sono contenti i nostri studenti oggettivamente, quindi chi arriva tendenzialmente non si ritira, non abbiamo ritiri, pur avendo un corso molto ricco, molto strutturato e che chiede tanto, chiede molto impegno. E inoltre è bello capire che dentro al TAG abbiamo anche parecchi laureati, un bel numero di laureati, ogni anno 3-4 studenti di 25 e viene a fare il TAG perché ormai lo individua come un master di specializzazione tecnica verso la grafica e la comunicazione. Quindi sono dati che ci fanno molto piacere. C'è inoltre un contesto stimolante che è il Trentino, la provincia di Trento, questo lo raccontiamo perché abbiamo anche delle adesioni fuori provincia parecchie negli ultimi anni e quindi magari non è conosciuto il contesto. E chiaramente la provincia autonoma aiuta perché c'è una gestione anche un pochino più attenta al mondo della formazione e siamo molto vicini chiaramente all'Alto Adige, quindi è una cultura anche diversa, all'Austria, ma soprattutto abbiamo delle attenzioni con degli enti e delle strutture orientate alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo che chiaramente danno molta forza all'alta formazione. Vi do magari proprio dei titoli che poi la collega più tardi vi accennerà un po' meglio. FBK, un ente di ricerca con il quale abbiamo un partenariato strutturato molto forte, e il MUSE, il MART, Trentino Sviluppo, ok, queste sono veramente realtà molto grosse che ci permettono di costruire anche ricerca e innovazione. Chiaramente accanto a loro abbiamo 300-400 aziende invece più piccole ma altrettanto importanti che ci permettono poi di creare sinergie e relazioni e reti di rapporti e quindi permettono ai nostri allievi di crescere e confrontarsi con il mercato del lavoro. Ecco, anche uno spunto tecnico può essere utile, il corso è impegnativo, questi numeri possono magari dirvi poco, sono i numeri del biennio, quindi il totale, e pensiamo però che noi lavoriamo su 4 semestri, ciascun semestre più o meno è di 200-220 ore di lezione, quindi lezione d'aula, molto spesso però orientata a laboratori, quindi non pensiamo alla lezione frontale. Poi abbiamo un praticantato, il tirocinio, di 1200 ore totali, anche qua dovete dividerlo in due, quindi due parti, 500 ore il primo anno, 700 il secondo di esperienza in azienda per specializzarsi, con anche un piccolo pezzo di Tag Lab, il nostro laboratorio esperienziale. E poi c'è una parte di studio individuale che magari è invisibile perché ciascuno poi si gestisce, però c'è, pur essendo un corso tecnico, dietro c'è anche tanto lavoro individuale. Quindi sono numeri magari che sembrano molto, molto, molto ricchi, ma hanno un senso e permettono allo studente di portare a casa poi le competenze necessarie per il mondo del lavoro. Ecco, caratteristica fondamentale che c'è la frequenza obbligatoria, almeno dell'80%. E questo perché la competenza, ciò che noi proponiamo in aula, che i docenti propongono in aula, va assolutamente vissuta in presenza. Ok, quindi accanto ai colleghi, insieme al docente, insieme ai formatori, insieme ai professionisti, insieme ai tutor aziendali. E senza relazioni costruiamo poco. Chiaramente abbiamo sofferto molto durante questo lockdown, siamo sinceri, però i nostri allievi sono stati molto bravi, perché pur lavorando a distanza per qualche mese, siamo riusciti a creare una didattica altrettanto innovativa, altrettanto piacevole, creando quindi delle stanze, dei team con gli strumenti che ormai ci sono e quindi sì, si è rimasti un po' isolati, ma allo stesso tempo si è tenuta abbastanza attiva la relazione. Ecco, un ultimo spunto che lancio al collega Alessandro Malpaga, coordinatore della didattica del corso, che vi presenterà adesso le 5 attività principali che caratterizzano il TAG. E cedo proprio la parola ad Alessandro, così vi racconta nello specifico e poi sarà la persona che, assieme alla collega Elisa Moser, nel dettaglio su alcune parti, sulle prime in particolare, si dedicano in maniera forte. Prego a te, Alessandro. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Io nel TAG mi occupo appunto della didattica e svolgo anche il ruolo di tutor dell'apprendimento. Queste 5 attività principali appunto costituiscono il cuore insomma delle attività del TAG: TAG Tuning, lezioni, praticantato, TAG Lab e attività all'estero. E con i colleghi ve le racconteremo. Partiamo dal TAG Tuning, che è il primo ambito formativo che gli studenti incontrano iscrivendosi al TAG, e noi lo definiamo proprio come un allineamento delle competenze, dall'inglese tuning anche sintonizzazione, cioè il fatto di
far frequentare dei corsi in cui gli studenti che hanno dei percorsi anche diversi alle spalle possano poi partire a gennaio con l'inizio delle unità formative con delle competenze comuni. E si svolge nel periodo ottobre-dicembre prima dell'avvio del primo semestre. È un periodo molto impegnativo e molto ricco perché vuole porre delle basi tecnico-grafiche negli ambiti appunto della grafica, delle materie di base, vuole potenziare le soft skills e anche cominciare a creare un gruppo coeso che poi lavorerà insieme in tutte le varie attività che verranno proposte per 2 anni. Terminato il tuning, appunto con il mese di gennaio, e quindi il prossimo tag sarà il tag 2022, inizierà nel mese di gennaio 2022, e sarà incentrato appunto con 4 semestri strutturati dove le lezioni saranno tenute da docenti professionisti e la modalità che utilizzeranno per le lezioni è una modalità innovativa e anche che mette gli studenti in condizione anche di svolgere progetti innovativi, di svolgere delle challenge magari all'interno delle stesse unità formative con dei progetti reali e quindi un contesto assolutamente stimolante. Possiamo vedere dalla prossima slide quali sono i settori, gli ambiti principali della grafica multicanale. Il piano formativo del TAG, è strutturato in 22 unità formative, di cui 2 sono dedicate all'attività di praticantato, di cui parleremo più tardi. Le restanti 20, appunto, vanno a toccare tutti gli ambiti principali della grafica e della comunicazione. Qua potete vedere nella parte sinistra della slide, appunto, gli ambiti principali, il graphic design, la fotografia, il video, tutto il settore del web design e dell'app design, l'animazione 3D e la modellazione anche. Il settore del digital marketing e anche l'imprenditorialità, perché sempre più spesso notiamo come gli studenti al termine del TAG, oltre a intraprendere magari delle carriere all'interno delle aziende del territorio, delle aziende di settore, decidono anche di mettersi in proprio come imprenditori di se stessi, insomma, come liberi professionisti. Sulla parte destra della slide potete vedere quali sono gli sbocchi lavorativi, diciamo così, che toccano un pochino i principali ambiti. Come diceva giustamente prima il coordinatore Marco Franceschini, diciamo così, il corso vuole porre le basi in tutti gli ambiti principali della grafica e della comunicazione, però poi con le attività di tirocinio in azienda si cercherà la specializzazione, quindi di portare gli studenti, insomma, a diventare dei professionisti in uno o due ambiti tra quelli che vedete. Ecco, una cosa che dall'anno scorso, dal TAG 2020, è realtà è quella della possibilità di conseguire un doppio titolo. E quindi il TAG con l'Università di Trento, in particolare con la Facoltà di Interfacce e Tecnologia della Comunicazione, ha strutturato questo partenariato in cui gli studenti del TAG, al conseguimento del titolo di Tecnico Superiore Grafico per la Comunicazione Multicanale, avranno 81 crediti già maturati per un eventuale percorso universitario e quindi di fatto una considerevole abbreviazione di carriera nel caso vogliano conseguire il doppio titolo, teoricamente in 4 anni. Ed è per questo che dal TAG 2020 sono state inserite quattro corsi, sono stati inseriti 4 corsi proprio del corso di Interfacce e Tecnologie della Comunicazione, che sono quelli che vedete qui rappresentati. Ecco, quindi questa è un pochino la struttura delle lezioni del corso di alta formazione. E lascio adesso la parola alla collega Elisa Lorenzoni che vi parlerà del praticantato e dell'ambito estero subito. A te, Elisa. Grazie mille Alessandro e innanzitutto buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Io sono Elisa Lorenzoni, all'interno del percorso del TAG sono tutor dell'apprendimento e mi occuperò in particolare del coordinamento del TAG Lab di cui vi parlerò tra poco. Prima però partiamo con l'estero, il corso TAG ha un collegamento con l'estero, nel senso che vengono programmate 2 esperienze all'estero nel biennio,
nella quale si vanno a lavorare con aziende dell'estero e si fanno dei progetti che vanno anche a toccare la metodologia di design per la creazione dei progetti innovativi e appunto con aziende che non sono italiane. Ma non è solo questo, il nostro progetto con l'estero, abbiamo la possibilità di avere anche una certificazione, quindi i ragazzi possono avere una certificazione linguistica, una certificazione Trinity, in quanto è un centro abilitato per questo, e abbiamo anche la possibilità di fare anche un vero e proprio tirocinio all'estero, andando a modulare appunto il progetto su ciascun ragazzo. Alcune unità formative poi vengono svolte anche in lingua inglese, quindi c'è diciamo la possibilità di sperimentarsi in questo caso. Tutta questa parte, quindi questa visione internazionale, poi rientra in quel pacchetto che, di cui prima Marco Franceschini parlava, delle 1200 ore appunto di praticantato e poi di Tag Lab, nel quale i ragazzi appunto possono spendersi appunto nel andare a contatto diretto con esperienze nelle aziende. Il praticantato è visto proprio come un trampolino di lancio nel quale i ragazzi, facendo esperienze direttamente in azienda, possono innanzitutto specializzarsi in un settore della nostra della comunicazione, ma anche andare a creare rete, quindi avere contatti per un futuro lavoro, e poi tantissime volte in questi ambiti di specializzazione poter andare anche a sviluppare diciamo la tesi, che è la parte finale del nostro percorso, attraverso magari anche una tesi di ricerca applicata. Il TAG ha una rete diciamo di contatti con le aziende molto consolidata e nel corso di tutti questi anni aumenta sempre di più il numero delle aziende che appunto collaborano con il TAG e con le quali appunto possiamo allacciare collaborazioni per appunto la nascita dei praticantati. Abbiamo sì tirocini in aziende, ma abbiamo anche la possibilità di far lavorare i ragazzi con manifestazioni, eventi che avvengono principalmente sul nostro territorio, e quindi anche queste saranno ore di praticantato. Uno degli esempi è, ad esempio, il Trentino Film Festival della Montagna, il TEDx e altri festival che richiedono appunto la nostra partecipazione. Un'altra cosa importante sempre all'interno del praticantato, quindi, che abbiamo già detto, è il fatto anche di poter andare a svolgere queste ore tramite un incubatore che abbiamo al nostro interno, che è chiamato Igloo, nel quale i ragazzi potranno vivere diciamo un'esperienza di imprenditorialità, quindi di autoimprenditorialità, lavorare con ragazzi dei TAG degli altri anni e riuscire poi quindi riuscire a creare la propria diciamo impresa e diventare dei freelancer nel settore. Ultima cosa che abbiamo da dire riguardo al praticantato, all'interno del praticantato abbiamo il Tag Lab, ovviamente, di cui mi occupo io. Il Tag Lab è un laboratorio esperienziale, è un pacchetto di 240 ore, quindi consistente, nel quale i ragazzi andranno a lavorare su progetti reali. Le aziende vengono da noi portando delle problematiche, e all'interno del Tag Lab cerchiamo di lavorare applicando una metodologia di design, infatti chiamata C-School, che si basa principalmente su metodologie già consolidate come il design thinking, e attraverso questa metodologia riusciranno a trovare soluzioni innovative a problemi reali delle aziende. Si lavora in team di lavoro, quindi i ragazzi lavoreranno in gruppo. All'interno del gruppo i ragazzi avranno modo di sperimentare diversi ruoli, dal leader del gruppo, dalla persona che va a tutti i contatti con il cliente, quindi dovrà interfacciarsi direttamente col cliente, alla persona che si occupa più delle scelte stilistiche, eccetera, e verranno affiancati all'interno di questo gruppo da un project manager. Ricordiamo che il Tag Lab è comunque un ambiente formativo, e quindi il ruolo del project manager è quello anche di dare delle competenze professionali
per riuscire a portare a termine il progetto. Anche in questo caso si crea una rete di contatti tra i ragazzi e gli stessi project manager. Adesso vi lascerei alla visione di un video che riassume l'evento finale di uno dei nostri percorsi del TAG, nel quale potete capire cosa vuol dire fare il percorso del TAG e quali potrebbero essere i progetti di cui potreste essere protagonisti voi. Quindi vi lascio a questa visione. Mescola diverse persone, numerose idee, tanti progetti e un pizzico di creatività. Cosa ti aspetti? Buonasera a tutti, anche da parte mia. Io sono Elisa Moser e all'interno del TAG mi occupo di didattica insieme al collega Alessandro e sono inoltre un tutor dell'apprendimento. In questo momento vorrei raccontarvi che iscrivendovi al TAG non vi iscriverete a un semplice corso, ma entrerete a far parte di un ecosistema. Un ecosistema creato da molte realtà con le quali si può interagire, contaminarsi, collaborare. Troverete una scuola superiore assieme al mondo delle università, l'ambito della ricerca e dello sviluppo, due cooperative sociali e un contatto con un mondo del lavoro attraverso le tante esperienze di praticantato, come abbiamo già avuto modo di sentire, e molti momenti di incontro con le aziende. A titolo di esempio, magari vi raccontiamo di due realtà. Attraverso la collaborazione con l'ente di ricerca FBK, i nostri studenti possono trovarsi a collaborare insieme ad altri colleghi provenienti dal mondo dell'università. Insieme svilupperanno dei prodotti e dei progetti, sviluppando l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e la ricerca applicata. E vi posso garantire che questo è un contesto davvero stimolante e ricco di energia. C'è poi un'altra collaborazione, quella col gruppo Alcuni e l'azienda Green Ink Animation, che è collocata proprio fisicamente negli spazi della nostra scuola e che offre l'opportunità agli studenti che hanno una propensione in questi ambiti di sviluppare ampie progettualità nell'ambito dell'animazione 2D, 3D. E vedrete tante novità, insomma, le presenteremo anche in questo ambito. Direi che adesso magari possiamo procedere con la nostra presentazione.
Passando la parola alle testimonianze di persone che comunque hanno reso importante il nostro tag, che sono i nostri docenti. Passo la parola ad Alessandro, che li presenta. Sì, grazie Elisa. Abbiamo introdotto nei nostri tag Open Day delle testimonianze vere per parlare appunto con i protagonisti. E protagonisti del tag appunto sono gli studenti e nella scorsa edizione abbiamo appunto avuto il piacere di parlare, di avere il punto di vista di 4 studentesse e oggi appunto come diceva Elisa abbiamo pensato di portare dei docenti e dei professionisti che lavorano all'interno del tag e concorrono a farlo crescere e renderlo insomma unico. Quindi avremo e ringrazio Nadia Groff, una visual designer che lavora con il Tag Lab e supporta gli studenti in alcune commesse del Tag Lab e poi parleremo con Remo Romano, docente del corso, e Dario Carloni. Una precisazione: con Dario Carloni non poteva essere in diretta in questo momento con noi, abbiamo registrato il suo contributo poco fa. Quindi do la parola ad Elisa Lorenzoni che dialogherà con Nadia Groff. Grazie mille Alessandro e ben arrivata Nadia. Ciao Elisa e buon pomeriggio a tutti. Abbiamo il piacere di fare una chiacchierata con Nadia e come stavo raccontando un po' prima rispetto al Tag Lab, Nadia appunto è stata una nostra project manager proprio nel Tag Lab di quest'anno. Quindi la prima cosa che mi viene da chiedere per far capire un po' anche a chi ci sta seguendo: cosa vuol dire proprio il ruolo del project manager all'interno di un progetto nel nostro Tag Lab? Come l'hai vissuto? Cosa hai dovuto fare? Sì, appunto, come dicevi, quest'anno ho avuto il piacere di trovarmi in questo ruolo di project manager, per cui ero un po' il responsabile del progetto, tra l'altro un progetto molto interessante che vi racconterò poi. E quindi mi sono un po' occupata di fare, diciamo, da allenatore del team di lavoro, quindi seguire ogni processo dall'avvio, i primi contatti con i clienti, fisici e virtuali, tra l'altro, visto anche il periodo, e la pianificazione del lavoro, la divisione dei ruoli, importantissimo, la pianificazione delle tempistiche e poi cronometro alla mano, controllare che tutto insomma funzionasse bene, fosse coincidente con le tempistiche, con le richieste, con gli obiettivi stabiliti all'inizio, in modo da arrivare a presentare un prodotto finito nelle tempistiche previste e cercare di soddisfare lato clienti, l'obiettivo, la richiesta, e lato team di lavoro anche essere soddisfatti noi stessi del prodotto presentato e convinti di quanto fatto. Certo, è stato anche più difficile quest'anno proprio perché, come dicevi tu, alcune volte abbiamo dovuto fare anche diciamo degli incontri online, ma questo è stato comunque anche diciamo un modo gioco per reinventarsi. Esattamente. Esatto. Ci racconti un po' del progetto che hai sviluppato assieme ai ragazzi, sì, del Lab? Volentieri. Allora, il progetto di cui appunto sono stata project manager è stato un progetto commissionato dalla Polizia Postale delle Comunicazioni Trentino Alto Adige, che faceva parte di uno spettro un po' più ampio, un network di scuole del progetto Libera la Scuola 4.0. La problematica portata, la sfida diciamo portata dal cliente, era quella di trovare uno strumento per agevolare il cliente stesso nella presentazione di 2 tematiche principali che venivano presentate ai ragazzi delle scuole. Le tematiche molto calde che ci toccano da vicino e molto discusse sono il cyberbullismo e il revenge porn. Quindi con questo piccolo team di lavoro, piccolo perché comunque siamo partiti con 3 ragazze, per cui un rapporto anche molto vicino, molto stretto, uno scambio continuo tra di noi,
Poi questo team di lavoro è andato anche un po' a evolversi, come succede realmente in un'azienda o in una realtà lavorativa effettiva, per cui per un periodo sono stati affiancati da uno stagista, in una seconda fase del progetto invece è subentrata la necessità di avere delle figure professionali un po' più focalizzate, per cui ci hanno supportato degli studenti che si sono occupati di altre cose, ma adesso scusami, sto un po' andando fuori per il seminario. No, va benissimo. E la richiesta era trovare questi strumenti per raccontare ai ragazzi queste tematiche, e spesso contenevano anche delle cose un po' più tecniche, delle leggi, delle normative che spesso è difficile comunicare in maniera coinvolgente, e per questo abbiamo deciso di ricorrere all'illustrazione come strumento principale, realizzando degli storytelling, quindi inventandoci delle storie, creando dei personaggi che si sono trovati ad affrontare queste problematiche, per cui del cyberbullismo e del revenge porn. E sono state realizzate le storie delle ragazze, cioè insomma dal team di lavoro insieme, poi illustrate, e siamo andati a presentare al cliente questo progetto finale, questo prodotto che è un PDF statico che poi ha avuto anche uno sviluppo, e qui entrano le due figure professionali di cui parlavo prima, come landing page, e siamo andati a animare le illustrazioni che poi sono state racchiuse in questa pagina di un sito internet praticamente. Le vedremo anche poi online. Come dicevi tu, è stato proprio una sfida, cioè ci è stato dato un problema e da questo problema si doveva trovare lo strumento giusto. Quindi è stato proprio un tipico problema data glab, mi verrebbe da dire, nel quale non c'era già la soluzione pronta, ma era tutto una costruzione, giusto? Ma provare, questo capire. È bello. Certo, questo esatto. È il bello, non partire subito dallo strumento che si andrà a realizzare, dal prodotto, ma partire da, cioè, interrogarsi anche in base agli obiettivi portati. E spesso il cliente magari arriva che non ha neanche ben in mente, cioè non riesce a focalizzare effettivamente qual è lo strumento giusto o qual è l'obiettivo da raggiungere. Allora bisogna aiutarlo, accompagnarlo, e attraverso appunto il dialogo all'interno del team di lavoro nascono tutti questi spunti, queste idee, e si crea una strada insieme per arrivare all'obiettivo finale. Grazie Nadia, ti faccio un'ultima domanda. Cosa ti porti via da questa esperienza, lato project manager e anche lato diciamo più relazionale con i ragazzi? Ma io mi sono divertita tantissimo innanzitutto, e questa è stata la cosa più importante, ho visto che anche i ragazzi si sono divertiti e sono soddisfatti del risultato che siamo riusciti a costruire insieme. La cosa bella è stata conoscere anche appunto ragazzi con i quali magari in futuro potrò ricollaborare, perché no? Ho conosciuto delle ragazze e dei ragazzi molto in gamba, molto attivi, attenti, stimolati, e a livello anche tecnico formati molto bene, tanto è che ci siamo scambiati anche dei consigli parlando di illustrazione su pennelli da utilizzare in diversi programmi, siamo andati a ricercarli insieme, abbiamo parlato di bandi di concorsi attivi di illustrazione a cui si poteva partecipare singolarmente o anche in gruppo, perché no? Per cui il contatto che ho avuto con gli studenti mi ha arricchito tantissimo e spero insomma di aver lasciato anch'io qualcosina a loro. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza, molto bella, ricca e stimolante. Lascio ora la parola a Elisa Moser per la prossima nostro ospite. Grazie ancora, Nadia. Grazie, ciao. Sì, grazie Elisa e grazie anche a te Remo per aver accettato il nostro invito per questa intervista. Grazie a te Elisa e buon pomeriggio a tutti. Beh, forse prima di iniziare con le domande sarebbe bello fare una presentazione di chi è Remo Romano, no? Perché lui è un libero professionista e docente del TAG delle app di web e app design ben dal 2018.
Queste due unità formative si tengono rispettivamente il terzo e il quarto semestre del biennio. Remo, non so, vuoi parlarci tu di quello che si impara all'interno dei tuoi corsi? Certo, volentieri. Allora, nei corsi di web design e CMS e di app design, come dicono chiaramente i nomi, impariamo a progettare e realizzare siti web e app. È un'operazione che spesso si ritiene qualcosa di esclusivamente tecnico, una parte di progetto e di programmazione, ma in realtà c'è molto di più dietro alla progettazione di un sito o di un'app. Quindi diciamo che queste due unità formative hanno una duplice funzione. Da un lato, quella di imparare a declinare quelle che sono le competenze grafiche, ma anche di marketing, se vogliamo, che vengono acquisite nelle altre unità formative alle peculiarità del web e delle app, soprattutto oggi in cui viviamo in un contesto, in un ambiente che cambia molto rapidamente e quindi dobbiamo essere pronti a rispondere alla responsività, per esempio, quindi alla progettazione di interfacce che si adattino a dispositivi, a device che cambiano continuamente e anche a contesti in cui i nostri utenti agiscono che possono essere molto diversi. L'altra funzionalità che si pone, l'altra idea del corso, è quella di fornire strumenti e competenze tecniche che permettano concretamente di realizzare questi progetti. Quindi al di là di software impariamo anche la base di linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript, sconfinando anche nell'utilizzo di CMS, come può essere WordPress, quindi nella realizzazione di siti dinamici e anche quindi nella gestione, nella pubblicazione di un sito con tutte le fasi relative all'acquisto di un dominio, l'acquisto dell'hosting e insomma, i processi che ci permettono di andare veramente online. Quindi diciamo la sfida dei corsi è quella di analizzare trasversalmente tutte le fasi della realizzazione di un progetto digitale, andando dalla ricerca all'ideazione fino a progettazione e sviluppo. Quindi quello che mettiamo in campo in queste due unità formative sono, diciamo, argomenti di design dell'interazione, user experience, progettazione di interfacce e anche coding, quindi programmazione. Sono dei corsi in cui ci facciamo molte domande, quindi cerchiamo di comprendere soprattutto quelli che sono i nostri utenti, quello che è il loro contesto, quelli che sono i loro scenari, cercando di adottare sempre una metodologia di progettazione che sia basata sull'utente. Il corso di app design, che è nell'ultimo semestre del TAG, che è la, diciamo, naturale prosecuzione dell'unità formativa di web design e CMS, diciamo cerca di entrare un po' più nel dettaglio di quelle che sono le peculiarità e i pattern di progettazione delle interfacce per i dispositivi mobile dei due principali ecosistemi che oggi abbiamo in uso, quindi Apple, iOS e Android. Quindi anche in questo caso abbiamo un corso che pone al centro l'utente, cerchiamo di applicare una metodologia sempre appunto basata sull'utente, progettiamo con gli utenti in mente, analizziamo il contesto, coinvolgiamo gli utenti nella nostra fase di progettazione e nei nostri progetti che realizziamo concretamente, disegniamo l'interfaccia e arriviamo a realizzare un prototipo interattivo. Mamma mia, davvero tante cose. Tante cose. Sì, sì, un mondo veramente ampio. Però bello e davvero anche interessante. Io volevo un attimino sfruttare appunto la tua competenza da esperto e professionista in questo settore, quello della tecnologia dell'informazione, per farti una domanda proprio sul mondo della grafica, sul nostro mondo, quello della grafica e della comunicazione, e chiederti quanto ritieni strategiche queste competenze. Beh, io sono di parte, quindi direi moltissimo, ovviamente. Però basti un po' pensare anche al contesto dell'ultimo anno e mezzo, di come è cambiato concretamente il mondo e di quanto le aziende abbiano accelerato il processo di digitalizzazione. Quindi inevitabilmente direi che c'è molto spazio e molto lavoro da fare. Quello che mi piace dire, anche rispetto al corso di web, cui magari gli studenti e le studentesse spesso sono spaventati dalla parte di programmazione di codice,
è che l'obiettivo non è che tutti diventino degli abili programmatori, ma che acquisiscano quelle basi che permettono anche come progettisti grafici, progettisti digitali, di comprendere i limiti e la complessità poi della parte di sviluppo, e quindi che dia anche gli strumenti per andare ad interfacciarsi eventualmente con altri professionisti che invece hanno scelto quella come loro nicchia di lavoro. Quindi direi sì, che sono delle competenze strategiche sotto molti punti di vista. Ecco, forse parlando proprio di studenti, come hai avuto modo di accennare qua nell'ultima parte del tuo discorso, a chi e perché consiglieresti il TAG? Consiglierei il TAG a studenti e studentesse che sono interessati ad approfondire gli aspetti della progettazione grafica, 2D, 3D, l'ambito fotografico, video, il web, il marketing, e che vogliono, diciamo, trovare la propria strada in uno o anche più di questi ambiti, entrando in un ecosistema che dà un approccio formativo molto concreto e molto collegato al mercato. Quindi uno studente, una studentessa che voglia da subito mettersi in gioco andando a entrare in un sistema che ti permette anche subito di confrontarti col mondo del lavoro durante i praticantati o durante l'esperienza del TAG Lab. Grazie. Senti, un'ultima domanda. Vedo lì sullo sfondo gli studenti del TAG 2020. Ah, sì. So che ti abbiamo interrotto durante la tua lezione di web design. Senti, ti andrebbe, non so, di farci vivere un pochino il clima dell'aula e raccontarci un po' cosa stavate facendo prima di questa incursione? Allora, adesso li vedete impegnati nei loro progetti, perché durante i corsi lavoriamo sempre concretamente a uno o più progetti, quindi adesso si stanno confrontando in gruppo sui prossimi step di lavorazione dei loro progetti. Adesso siamo ormai in chiusura del corso. E oggi è stata una di quelle giornate in cui, come vi dicevo prima, abbiamo un po' messo in campo questa dualità del corso. Noi abbiamo fatto una parte di programmazione JavaScript, quindi siamo arrivati allo sviluppo del front-end dei siti, quindi abbiamo fatto tutta una serie di esercizi e di teoria sul linguaggio JavaScript, e prima abbiamo parlato invece delle euristiche di Cialdini, quindi delle, diciamo, tecniche di comunicazione persuasiva applicate al contesto del web. Wow, mi viene voglia di iscriversi subito a questo corso. Beh, senti, che dire, ti ringraziamo tantissimo per la tua professionalità e anche per la tua partecipazione a questa intervista, e ti auguriamo un buon proseguo di attività. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Allora passo la parola ad Alessandro con Dario Carloni. Ciao Dario, ben arrivato e grazie di aver accettato di partecipare a questo nostro terzo TAG Open Day. Dario Carloni, per chi non lo conoscesse, docente del corso di alta formazione grafica, in particolare attualmente per le materie di organizzazione aziendale e di public speaking. Bene, sì, confermo, è dal 2008 che faccio parte dell'alta formazione e fondamentalmente mi occupo di tutto quanto riguarda i processi decisionali in azienda, i processi delle organizzazioni, in quanto ci siamo accorti che le organizzazioni sono popolate di esseri umani, come diceva un grande delle organizzazioni, arene emotive, quindi esseri umani, e come tali vanno anche gestiti. Certo, però il tuo impegno all'interno del TAG non si esaurisce solo come docente, giusto? Ma in realtà accompagni gli studenti dall'inizio alla fine, si potrebbe dire. Che cosa ci puoi dire di più di questo accompagnamento?
Sì, certo, che ho una visione privilegiata, in quanto faccio parte come strizzacervelli prestato all'economia, un po' come mi piace definirmi, nella commissione di ingresso, quindi faccio parte della commissione che seleziona, poi con le mie unità formative di organizzazione aziendale e di public speaking e anche con fondamentalmente un modulo iniziale in cui mettiamo un po' alla prova dal punto di vista del team e anche dello stress i nostri studenti, e fino poi ai colloqui anche che teniamo di metà percorso, sono quelli colloqui motivazionali in cui cerchiamo anche di cogliere gli aspetti anche proprio della spinta dei nostri studenti, fino a qualche volta anche alle tesi di laurea. Per cui ritengo di avere una fotografia estremamente privilegiata di un percorso da quando arrivano ancora magari un po' acerbi, soprattutto quando vengono messi sotto pressione un po' dalla commissione del colloquio iniziale per la selezione che ci deve essere, fino a poi quando escono professionisti dal punto di vista proprio anche notando quella che è la loro crescita professionale, ma soprattutto in particolare quella personale. Certo, e agli studenti che ci stanno seguendo in questo momento, che consiglio daresti? Perché dovrebbero iscriversi al TAG? Darei un consiglio di parte, ovviamente sono estremamente di parte, sono un innamorato dei percorsi dell'alta formazione. Perché sono un innamorato dei percorsi dell'alta formazione? Io vengo dal campo e sono solo negli ultimi 15 anni che io mi dedico col mio staff allo studio dei processi mentali delle organizzazioni. Prima io vengo dal campo, vengo dalle aziende, e fondamentalmente sarebbero le figure che auspicavo avere nel mio team, pronte, come dico, all'uso. E di fatto mi piacerebbe vedersi, lo dico proprio con cognizione di causa, vedersi svuotare le università a favore di riempire questi corsi, proprio ed in particolare per chi ha più attitudini pratiche, più attitudini operative, proprio perché questi percorsi formano da un punto di vista tecnico, perché anche per la modalità con cui viene erogato il percorso, professionisti, quindi persone dal campo che vengono con le problematiche che poi riscontriamo e che ci sono delle organizzazioni, e poi anche dal punto di vista relazionale, anche per tutte quelle componenti indispensabili oggi per organizzazioni e aziende di successo, mi riferisco ovviamente alle competenze trasversali. Bene, grazie. Un'ultima considerazione, Dario. Volevo chiederti perché potrebbe essere opportuno alle aziende del settore di avvalersi delle figure in uscita dal TAG rispetto a quelle di altri percorsi? Semplicemente utilizzando tre definizioni, perché sono risorse prontamente utili, competenti e soprattutto innovative, ovviamente nei contesti organizzativi che ricercano l'eccellenza. Grazie mille, Dario. A presto, un saluto. Buona serata e arrivederci. Ciao Dario. Bene, un grazie di cuore veramente ai nostri docenti. È stato bello ascoltare Dario Carloni, Remo Romano, Nadia Groff, tre docenti chiaramente che sul corso in ambiti diversi danno un grande contributo. Ma solo tre, diciamo, dei 25 docenti che poi uno studente TAG va a conoscere ed incontrare, perché poi chiaramente ogni corso abbiamo delle guide molto anche con una bella esperienza ormai di parecchi anni. Pensiamo sia importante anche per uno studente che deve fare una scelta aver visto anche qualche figura che poi troverà in aula. Avete anche conosciuto in questo pomeriggio alcuni di noi, quindi Elisa Moser, Elisa Lorenzone, Alessandro Malpaga. Dietro le quinte c'è Omar Folgerait in regia, che comunque fra un po' ci trarrà qualche spunto anche lui. E ringrazio anche però Giada Saltori, Daniele Fortarella, Giovanni Molina e Chiara Stefani. E siamo un po' lo staff che c'è dietro a questo TAG e penso che tante cose che poi nascono, che si vedono sul campo, sia perché c'è uno staff che ci crede e anche un gruppo di docenti che sposa questo progetto. Io dico sempre un progetto molto ricco non avrebbe però un esito positivo se non avessimo degli studenti motivati e se non avessimo dei docenti che in aula seguono un po' queste linee, questo credere, questo spingere verso i nostri obiettivi. Ecco, collegato a questo quindi c'è da ragionare un pochino sulla vera motivazione che ciascun studente ha verso il percorso, e quindi vi darò adesso qualche spunto legato alle selezioni, ma prima un ragionamento sulla parte economica. Chiaramente è un corso molto ricco, abbiamo
Io dico la fortuna di essere in provincia di Trento e quindi quest'alta formazione è finanziata in gran parte da un contributo pubblico della provincia autonoma di Trento. E la studente rimane il costo della tassa universitaria annuale che va versata ed è l'entità, la spesa, in base alla certificazione ISEE. E oggi non possiamo dare un dato certo, perché ogni anno può anche cambiare il parametro, può cambiare l'indicatore e quindi possiamo parlare soltanto in prospettiva. Vi faccio l'esempio: quest'anno durante il Covid la provincia ha fatto un aiuto alle famiglie e quindi ha aumentato il contributo. Quindi quello che avete adesso nella slide, si va da un minimo costo zero, quindi sotto una certa soglia non si paga nulla, fino a massimi di 2.000 euro, che possono anche essere rateizzati in due rate, chiaramente parlando del costo annuale per i due anni di corso. E, accanto a questa tassa universitaria, quindi standard, che sapremo soltanto a luglio, insomma, l'entità vera, e c'è poi un contributo aggiuntivo che noi chiediamo a tutti gli studenti. Perché? Perché il TAG, dentro al percorso, propone delle attività non previste dal progetto e che non entrerebbero nei costi standard. E 1.000 euro che vanno a coprire in particolare le licenze dei software grafici. In questo momento siamo orientati ad Adobe Creative Cloud, ma poi attorno ci sono un sacco di altri software tendenzialmente liberi, e questa la garantiamo per tutti i due anni più i periodi prima e dopo, perché il tuning avete colto che si svolgerà qualche mese prima dell'inizio del corso e la tesi finale verrà qualche mese dopo. Ecco, garantiamo quindi la copertura di software per i due anni e mezzo, tre anni, quello che sarà poi alla fine, ma soprattutto per le esperienze formative all'estero, quelle di cui parlava Elisa Lorenzoni, le due esperienze che chiaramente non riusciremo ad andare all'estero rientrando nei parametri standard, e un paio di attività formative aggiuntive outdoor che ci aiutano a fare gruppo, a fare team, a lavorare quindi anche su quegli aspetti molto belli, perché se arriviamo in aula con anche una relazione un po' condivisa, la resa è chiaramente molto più forte. E questo vediamo che l'apprezzano i ragazzi, ma l'apprezziamo anche noi che partecipiamo a queste esperienze. Quindi vogliamo dire che il costo è tassa più 1.000 euro, quindi può essere 3.000 euro al massimo all'anno, piuttosto che 1.000 euro al massimo all'anno, in base proprio all'indicatore ISEE. Ecco, un altro aspetto importante, sulla parte economica, scusatemi, chiaramente il corso è molto ricco di attività, progetti e tutto, teniamo conto che un corso come questo, più o meno il costo a studente è di 6-7 mila euro all'anno, ok? Quindi quando dicevo che è un percorso ad un costo abbordabile, perché c'è un contributo dietro che ci permette di arrivare a queste cifre gestibili, possiamo dire, no? Gestibili assolutamente. Ecco, siamo collegati all'opera universitaria, e questo è anche bello dirlo perché esistono delle borse di studio, chiaramente di merito, e vanno anche queste in funzione dell'ISE e poi in funzione dei risultati che si ottengono in aula. E l'opera è un ente a sé stante, quindi noi semplicemente portiamo gli studenti, li mettiamo in contatto con l'opera e poi sarà lo studente ad attivare, se necessario, quelle modalità di collaborazione come le borse di studio, una tessera che dà accesso a dei servizi sul territorio, dalle mense piuttosto che i ristoranti, le attività sportive e così via, agli alloggi, per un aspetto molto importante per chi viene da fuori, perché chiaramente un alloggio attraverso l'opera può risultare economicamente molto vantaggioso. Quindi questi sono aspetti molto, molto tecnici. Nel frattempo mi ha raggiunto Omar Folgereiter, così lo conoscete, era appunto dietro le quinte, lui si occupa della comunicazione, oltre che essere tutore d'apprendimento, e ci racconta adesso un pochino quali sono i prossimi step a breve per chi fosse interessato a questo corso. Prego a te, Omar. Grazie Marco. Sì, come ha detto, buonasera a tutti anche da parte mia, e come ha detto appunto Marco, sono un po' l'anima promozionale dello staff. Quindi sono qua con voi per lanciarvi un po' i prossimi step per poter far parte appunto di questo corso. E dal 17 maggio, quindi dalla settimana scorsa, sono ufficialmente aperte le iscrizioni sul portale della provincia, e tra poco vedremo come poter accedervi. Quindi dal 17 maggio sono aperte a giovedì 15 luglio, giorno in cui appunto si chiuderanno ufficialmente le iscrizioni attraverso il portale della provincia. E tutti questi iscritti appunto saranno poi convocati il 27 luglio 2021 per prendere parte appunto alle selezioni in ingresso, che tra poco Marco magari vi spiegherà più nel dettaglio.
E la data di fine di queste selezioni dipenderà molto da quello che saranno poi il numero di adesioni. Quindi sicuramente partiranno il 27, indicativamente se i numeri lo permetteranno finiranno a fine settimana, altrimenti per numeri più alti andremo anche sulla settimana successiva. Già al termine delle iscrizioni conoscerete poi la graduatoria che decreterà appunto i 24 studenti che potranno entrare nel percorso TAG. Ad ottobre poi 2021, indicativamente verso inizio mese, prenderà parte inizio quello che è il TAG Tuning che vi ha descritto prima il collega Alessandro. TAG Tuning che durerà fino poi a circa metà dicembre con tutti i corsi di allineamento. Una volta terminato l'allineamento, inizieranno poi ufficialmente le lezioni a gennaio 2022. Per l'appunto, per le iscrizioni è aperto quello che è il portale della provincia di cui vedete qui il link. Inoltre, in descrizione del video, sia su Facebook che su YouTube, trovate il link diretto alla pagina sul nostro sito dove trovate tutte le informazioni necessarie per capire come accedere al portale, a come prendere parte appunto a questa iscrizione e tutti i documenti necessari per poter appunto validare quella che è l'iscrizione. È comunque una procedura molto semplice che si fa appunto su questo portale. L'unica cosa è che è importante avere o la tessera sanitaria attiva o le credenziali SPID per poter entrare in questo portale, dato che è un portale della pubblica amministrazione. Una volta dentro non basterà far altro che inserire i vostri dati, inserire i vostri diplomi e per finire vi chiederà di allegare un curriculum. Lascerei magari a te, visto che poi ne fai parte, Marco, a parlare un po' di quella che è la commissione, di quella che sarà poi la selezione. Perfetto, Omar. Fra l'altro vedo che stanno arrivando delle domande, quindi esatto, Poi avremo tempo per rispondere puntualmente a ciascuno di voi. E una domanda è orientata proprio alla... Sapresti indicare quali qualità, nozioni necessarie che devono possedere gli studenti per affrontare l'esame d'ingresso? Okay, parto da questa domanda per queste due slide. Allora, la cosa importante, non stiamo cercando... non faremo una selezione per la quale necessitiamo di una preparazione specifica, okay? Quindi non c'è da studiare per questa selezione, questo lo mettiamo bene in chiaro. E noi stiamo cercando degli studenti, delle studentesse motivate, orientate a questo percorso e che stiano veramente cercando un percorso come il nostro. Quindi noi saremo, il nostro lavoro sarà quello di cercare in voi la motivazione, il voler essere dentro a questo gruppo di studenti. Quindi cerchiamo 24 studenti veramente motivati, chiaramente con delle basi che adesso vi racconteremo anche a livello di vostra formazione. Allora, innanzitutto c'è una commissione formata da 5 persone, c'è un presidente nominato dalla provincia, quest'anno sarà la dottoressa Daniela Carlini, che è direttore dell'alta formazione, del sistema dei 14 percorsi che vi raccontavo all'inizio. Ci sarà uno psicologo del lavoro, il quale avete conosciuto perché l'intervista del dottor Dario Carloni, così vi ha permesso anche di vederlo oggi, no? Lui rappresenterà per noi lo psicologo del lavoro. C'è un esperto di settore, quindi nella multicanalità ogni anno abbiamo un esperto che rappresenta il mondo del lavoro. Anche qua, negli anni abbiamo cambiato nei vari settori, dal video, la fotografia, il web, la grafica, la stampa, e vediamo l'anno prossimo a luglio chi ci sarà. Un tutor dell'apprendimento, e anche qua cerchiamo di alternare i colleghi che avete visto oggi nel Meet, e quest'anno avremo Giovanni Molin come tutor dell'apprendimento e poi sarò presente io come coordinatore del corso. In affiancamento a noi avremo altre figure a supporto, quindi qualche altro tutor, e anche dei docenti che andranno a valutare le prove. In cosa consisterà poi la prova, che si svolgerà appunto a fine luglio? Noi andremo a valutare i titoli, ok? Quindi se voi andate a iscrivervi attraverso il portale che ha raccontato Omar, è importante seguire bene le richieste, perché nei titoli dovete mettere un po' tutto quello che avete svolto in questi anni della vostra vita, perché verranno valutati. E noi faremo riferimento a quello che voi dichiarate, no? Sapendo che lo raccogliamo dai curriculum vitae e da eventuali allegati. Cosa mi riferisco? Chi di voi avesse fatto esperienze di lavoro deve indicarle, chi avesse certificazioni linguistiche, chi avesse anche corsi di studio pregressi, altre lauree,
la maturità, insomma, tutto ciò che avete portato va messo nel vostro, va inviato e messo nel vostro curriculum, perché viene valutato la commissione prima del 26 di luglio, chiaramente. E una persona chiede se bisogna portare qualcosa in segreteria. No, facciamo tutto online, verrà tutto caricato sul portale. Questo ormai è una formalità, ma ancor più in questo momento in cui c'è il Covid, in cui abbiamo cercato chiaramente di limitare gli accessi a scuola. Quindi va tutto ragionato a distanza. La piattaforma è molto semplice, quindi basta caricare i documenti. Se non li avete pronti subito, potete rientrare nella procedura e essere certi poi che questa procedura va a buon fine, che la inviate, in quanto poi la provincia la manderà a noi come scuola, la prenderemo in carico e vi ricontatteremo per convocarvi appunto alle selezioni. Ecco, una volta valutati i titoli, ci saranno durante la valutazione d'ingresso una prima giornata che noi chiamiamo di iscritti. Abbiamo dei test psicoattitudinali che non vanno però a valutare il quoziente intellettivo. Questo ci teniamo a dirlo, perché per noi sarebbe la cosa più facile. Batteria di test, quoziente intellettivo, prendiamo i primi 24. Non è questo che vogliamo. Certo, conta anche quello, ma conta in parte. Ok, sarebbe molto più semplice per noi e anche molto più veloce, perché in qualche ora si fa tutto, si fa la graduatoria e via. A noi però interessa qualcosina in più. Vogliamo capire da quei test l'attitudine, specialmente sul lato creativo e sul lato, diciamo, cognitivo. Ok, quindi sono quattro test mirati che vanno a vedere un po' questi aspetti. Ma poi ci interessa avere persone che siano capaci nella parte comunicativa. Noi siamo un percorso di comunicazione, quindi avere persone che fanno fatica a scrivere, fatica a parlare sarebbe chiaramente un problema, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che abbia motore, come diciamo noi, no? Che parta già da un buon livello. Poi chiaramente nel TAG si cresce, ma non possiamo chiaramente trovarci in difficoltà su delle cose di base, perché cadrebbe un po' la qualità del corso. Quindi c'è uno scritto in italiano e uno scritto in inglese. Non c'è uno sbarramento, quindi non chiediamo un livello minimo di inglese, perché questo abbiamo visto negli anni che ci portava dei limiti nell'ingresso di persone molto motivate. Chiaramente l'inglese, chi fosse un po' debole, deve assolutamente poi durante i due anni andare a spingere per portarsi a un livello un pochino più alto e poter quindi vivere poi le esperienze in inglese che facciamo soprattutto all'estero, ma non solo, in modo positivo e propositivo. Ecco, l'orale di inglese lo andiamo a fare chiaramente per verificare, qualora non ci sia una certificazione, per verificare il livello. Quindi viene fatto in modo mirato soltanto a chi non ha una certificazione che dichiari realmente il livello in cui si presenta. A questo punto poi c'è un terzo step, quindi valutazione dei titoli, parte scritta con i test psicoattitudinali e le due prove scritte di inglese e italiano. Un orale soltanto per un gruppo che magari non ha certificazioni, chiudiamo con l'orale motivazionale, che forse è la parte più, noi diciamo, più bella, perché è quella più ricca a livello di punteggio, ma anche ci permette di entrare in relazione con i candidati e capire il perché uno studente viene a fare il TAG o ha intenzione di fare il TAG. E su questo quindi sarà un colloquio di circa 20-25 minuti, che non va sicuramente sui contenuti, ma che va un attimino a tracciare. E quindi partendo da tanti punti, diciamo, dando tanti stimoli, va un pochino a indagare sulla motivazione dello studente e della studentessa verso il TAG. Ecco, per stimolare il colloquio, e questo lo trovate sul portale, chiediamo a ciascun candidato di presentare un elaborato che verrà valutato anche. Un elaborato libero. Quindi non c'è un tema centrato, libero. Noi siamo un corso anche creativo, di grafica, di comunicazione, quindi vorremmo che ciascuno arrivasse con un prodotto che porta e che ci permetta un pochino di conoscere la persona e magari da quel prodotto, da quel elaborato, partire con una discussione, con un ragionamento, con un pensiero. Non è neanche facile farvi pensieri, perché farvi esempi, perché farvi l'esempio vorrebbe dire magari vincolarvi su un obiettivo. Un elaborato che può essere vario, sia fisico che digitale, quindi ciascuno poi decide, collegato alla grafica in qualche modo, quello sì, ma non per forza incentrato alla grafica. Non ci serve il capolavoro, perché magari il capolavoro uno lo farà dopo il biennio dell'alta formazione, ma un qualcosa appunto che ci permetta di capire un po' meglio la persona che abbiamo davanti. Ok, quindi non preoccupiamoci sullo studio della valutazione, arriviamo però motivati, quello sì, quindi per essere motivati il consiglio è di provare un pochino a conoscerci. Dopo questo meet magari chi vuole va a vedersi un po' i nostri canali social, parla con qualcuno che ha fatto il TAG, insomma cercate un po' di indagare, perché più preparati arrivate, cioè più conoscerete il TAG, più chiaramente sarete anche convinti
su di voi e più convincerete la commissione, chiaramente. Noi penso che abbiamo fatto il quadro un po' generale di tutto e chiedo ad Omar se mi passa magari sull'ultima slide e rispondiamo alle vostre domande. Ce ne sono già alcune, quindi magari Omar le può mettere in sovraimpressione e poi se vogliamo chiudere con un breve video finale, altrimenti vediamo in base al tempo che ci rimane. Ecco, c'è una domanda per le persone che non hanno studiato immagino inglese, penso che l'ho già detto, insomma, una base ci vuole, non abbiamo messo lo sbarramento perché poi chiaramente pensiamo che una persona possa crescere, quindi non vogliamo precludere nulla. Chiaramente l'orale è orientato a capire le potenzialità di una persona poi a portarsi verso la lingua inglese. Chiaramente dobbiamo a un certo punto portarlo a casa perché nei 2 anni abbiamo attività in lingua inglese, quindi è necessario avere una competenza. Assolutamente, forse non è stato detto in maniera chiara, ma penso si sia colto. La multicanalità prevede anche in ingresso dei ragazzi che abbiano profili diversi. Quindi uno studente che ha fatto informatica, assolutamente sì, è ben accolto e anche se vogliamo può essere il suo mondo questo, perché ormai la grafica multicanale richiede delle basi di informatica. Tutto il mondo del web, dei social, ma anche dell'intelligenza artificiale richiede una base molto forte informatica. Quindi assolutamente sì. E sono il ragazzo che ha fatto un percorso di informatica è ben accolto, così come quello che ha fatto un percorso creativo, chi viene da un liceo. E avere dei ragazzi, degli studenti che vengono con profili diversi, l'ha detto Alessandro Malpaga prima, è un arricchimento molto forte ed è per questo che abbiamo messo Tag Tuning, proprio perché abbiamo pensato che vogliamo ragazzi diversi, ma dobbiamo poi aiutarli ad avere le basi. Ecco che qua è nata l'idea qualche anno fa del Tag Tuning che allinei le competenze. Spero sia abbastanza esaustiva la domanda, e ce n'è qualche altra forse, Omar? E ecco qua. Penso che per Elena abbiamo risposto, perché le qualità per le selezioni penso le abbiamo fatte, eventualmente le scrivete in chat se non fosse chiaro qualcosa. Poi vedo anche... questa ok, quanti iscritti abbiamo? Allora sta andando bene, nel senso che il corso piace, e le preadesioni sono state molto alte, però questo non deve spaventarci. Noi solitamente andiamo in selezione con una sessantina di studenti, 60, 70, linea di massimo, qualche anno qualcuno in più, qualche anno qualcuno in meno. Quindi sì, c'è una bella richiesta, ma cerchiamo anche, siamo sinceri, di scremare prima. Noi facciamo dei colloqui anche individuali, quindi se qualcuno avesse bisogno può contattarci poi via mail, Omar magari metterà i link alla fine, e molto spesso anche noi qualcuno lo reindirizziamo prima e quindi e cerchiamo anche di portare delle figure già i 60 che abbiano un minimo orientamento, quindi poi c'è la selezione più o meno 1 a 2 se vogliamo, sì che è abbastanza forte ma non eccessiva. Bene, se non ci sono altre domande, penso che possiamo anche chiudere questo collegamento. Ecco, l'orario dei corsi è arrivato adesso scusate, Michela. Brava, guardate, il corso è a tempo pieno, cioè chi fa il tag deve pensare che i 2 anni li dedica in maniera molto forte a questo percorso. Abbiamo lezioni sia al mattino che al pomeriggio, indicativamente nel corso della settimana abbiamo 20 ore di lezione, ok? Quindi questo per dirvi che non sono le 40 ore, ma sono una ventina di ore di lezione, ma poi ci sono attività e aggiuntive come il Tag Lab, come delle attività di autoformazione assistita, quindi un tutor, un docente che fa delle attività a supporto degli studenti per creare il lavoro di gruppo, per proseguire lo studio individuale. Quindi noi vediamo che i nostri allievi, insomma, la giornata della settimana c'era molto piena. Cercando di lavorare in maniera molto, molto soda dal lunedì al venerdì, lasciare il weekend un pochino libero invece perché ciascuno possa organizzarsi. Però non nascondo che il tag è un percorso duro, anche chi viene dopo l'università ce lo dice, noi di questo comunque siamo orgogliosi perché pensiamo che una persona che dedica 2 anni, 2 anni e mezzo della sua vita a studiare debba poi farlo bene, ma debba di ritorno avere anche dei risultati e quindi è importante avere anche un impegno forte. E l'orario la mattina 8:30, 12:30, pomeriggio 14:18, oggi finisco alle 19 perché poi c'è anche un po' di flessibilità in base a tante circostanze.
penso Michela sia, chiaramente lavoriamo a semestri, quindi abbiamo anche dei momenti di stop, luglio dedichiamo gli esami, e agosto ci fermiamo chiaramente, quindi ripartiamo poi a metà settembre, e, però ecco, è bello dirsi che il corso è bello intenso e non lo nascondiamo, anzi lo diciamo in maniera molto serena. Anche le ore sono ore di 60 minuti per noi e non abbiamo il quarto ora accademico, non ci crediamo e pensiamo che non sia giusto né verso i docenti né verso gli studenti, no? Perché facciamo un servizio che è dichiarato insomma nel suo tempo poi in totale. Vediamo se c'è qualcos'altro, altrimenti Omar, potremmo per chi vuole un minuto lanciare forse l'ultimo video che può essere carino per chi non ci conosce, visto che anche siamo online, magari uno non ha visto la scuola. Sì, di nuovo per Michela, allora può essere sia mattina che pomeriggio l'attività, certo, e, proprio perché la mattina magari abbiamo lezione, il pomeriggio abbiamo Tag Lab, oppure la mattina c'è autoformazione assistita e il pomeriggio lezione, con chiaramente qualche momento invece in cui c'è solo attività al mattino o solo attività al pomeriggio, ok? Quindi forse, ecco, non so, se uno dice io ho un lavoro da gestire, posso farlo in parallelo al TAG? Prova a fare io questa domanda, no? Allora, un lavoro in parallelo al TAG non è facile da gestire, a meno che non sia un lavoro collegato alla grafica, che allora possiamo magari trovare una modalità affinché quello sia riconosciuto come tirocinio, in qualche modo si possa collegare. Però su questo bisogna parlarne, perché essendo un corso molto ricco di attività, uno può pensare a un lavoro nel fine settimana, ma nella settimana del corso diventa un po' complicata la coesistenza delle due cose. Ok? Ecco, Mario, nel frattempo, se dovesse arrivare qualche domanda, Omar, cosa dici? Mandiamo velocemente l'ultimo video che può farci conoscere un pochino. Anche qua è un video finale di Lift Off, un evento che abbiamo fatto sempre con i ragazzi, che vi fa vedere un po' di volti e vi fa anche un pochino capire le cose. Bene, magari la tecnologia non ha dato l'efficacia del video, no? Come in presenza, però almeno abbiamo lanciato il segnale. Bene, guardate, una nota che mi suggeriva il collega, giustamente, per le selezioni, per l'iscrizione, scusatemi, le selezioni, veramente è importante leggere bene quanto riportato sul portale di iscrizione. C'è un questionario anche da compilare, un Google Form, che ci permette di raccogliere dei dati importanti. E così come va a completare il curriculum vitae praticamente, quindi evita che qualcuno dimentichi magari qualche parte integrante che poi va valutata. Quindi mi raccomando, curriculum, forma che viene comunque spiegato, viene comunque descritto che ci serve e qualcosina verrà legato a quella procedura, qualcos'altro mandato via mail. Quindi ripeto, dedicateci un attimo attenzione a non perdere dei pezzi, perché altrimenti, insomma, da un lato mettiamo in difficoltà la segreteria, quindi la collega Chiara Stefani, ma soprattutto
c'è il grande rischio che qualcuno perda dei punti importanti sulla valutazione dei titoli, e nel momento in cui voi avete depositato la domanda, quella è, non c'è più modo poi di rientrare, riaggiornare, di fare. Al momento in cui la inviamo, la procedura di iscrizione è conclusa, quindi va fatta bene, insomma, come tutte le cose. Bene, io non vedo altri commenti, non so se i colleghi hanno qualcosa da aggiungere, altrimenti penso che ringraziamo le persone che erano presenti, anche perché ci abbiamo dedicato 1 ora e 20 a questo incontro. Ci preme anche metterci del tempo, perché chi è dall'altra parte pensiamo abbia piacere di conoscerla quest'alta formazione, quindi preferiamo dire una cosa in più che una in meno. E se qualcuno avesse bisogno di approfondimenti, aggiornamenti, può andare sul nostro sito, trova tutti i contatti, ci scrive una mail, siamo disponibili ad incontrarci, a fare dei meet dedicati per eventualmente approfondire dei dubbi. Io penso che posso ringraziare tutti e augurare una buona serata innanzitutto, e poi anche una buona scelta per il futuro, che sia il TAG o che sia un altro percorso. Oggi la cosa bella è che l'Italia, l'Europa e il mondo propone veramente tanto nella formazione, quindi le proposte sono veramente tante. L'importante è scegliere bene e cercare di trovare il proprio percorso che faccia poi chiaramente, che soddisfi le esigenze di ciascuno. Quindi grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento.